Eccoci qua in diretta, il salotto di Bocca in libreria, ricostruire senza sosta la speranza, la social TV della libreria Bocca. Questo è il 431esimo evento ed è una meraviglia, ormai siamo agli sgoccioli per Natale, per me è il più grosso regalo che io abbia ricevuto di avere in collegamento con la libreria Bocca e la social TV, fortunato d'amico, ma a fianco di un grandissimo maestro, Michelangelo Pistoletto, della città dell'arte di Biella, sede della fondazione. Eccoci qua. Ciao Fortunato e benvenuto Michelangelo a questo salotto culturale via social. Grazie Giorgio Lodetti, grazie Michelangelo Pistoletto. Un giorno speciale per Michelangelo Pistoletto e tutti quelli che stanno in questi anni seguendo il programma di Città dell'Arte, perché oggi è il 21 dicembre. Dovete sapere che il 21 dicembre in tutto il mondo si fanno dei grandi festeggiamenti, dei grandi eventi che Le le ambasciate. ambasciate del Terzo Paradiso festeggiano il Rebirth Day, cioè il giorno della rinascita. Rebirth Day, Day, dell'opera. Rebirth Day, giorno Birthday. della rinascita. L'internazionalizzazione di Michelangelo ci consente anche le pronunce Rebirth Day, dialettali no, ma sulle. no, sì, Rebirth Rebirth Day. Che cos'è il Rebirth Day, Michelangelo? Day. Rebirth Day è il giorno della rinascita, è una festa che noi a Città dell'Arte abbiamo recuperato, mettendo tutte le ambasciate della Città dell'Arte, Terzo Paradiso, in connessione, una festa che era la festa dell'inverno, come si dice, come ha detto la Maria? Era Perché è l'equinozio, l'equinozio la fine dell'anno, d'inverno, sì. l'equinozio d'inverno, che è il giorno più corto e parte il giorno più lungo. E siamo nel 2012, avevano detto che quell'anno, il 21 dicembre, sarebbe stato la fine del mondo, perché finiva il calendario Maya. E quindi, però, combinazione finiva proprio nell'equinozio, cioè il giorno seguente avrebbe dovuto essere il giorno in cui cominciava la crescita della luce. E quindi noi abbiamo detto: bene, non siamo, no, 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 siamo sicuri che non sarà il giorno della fine del mondo, però ci stiamo avviati molto bene per riuscirci ad arrivarci, non quel giorno, ma ci stiamo lavorando. Perché noi con il nostro grande progresso portiamo dei benefici straordinari sulla Terra, ma allo stesso tempo stiamo degradando completamente il pianeta e lo stiamo portando alla rovina. E quindi abbiamo bisogno di creare una situazione nuova e diversa, che è proprio quella del passaggio a una rinascita, a una rigenerazione della società. E allora sono nate le ambasciate delle persone che si sono ispirate a questo principio della trasformazione e della necessità di partecipare a questa rigenerazione, e sono nate già quell'anno un'ottantina di ambasciate, adesso sono intorno a 200 in diversi paesi del mondo, e ogni ambasciata agisce per portare il massimo della propria attività verso un impegno sociale responsabile. Questo è, allora oggi è il 21 dicembre, e il 21 dicembre è diventato per noi, ma noi speriamo che lo diventi per tutti, il primo giorno delle feste natalizie. Il giorno della rinascita, poi il 24 dicembre c'è il giorno della nascita, e poi c'è il primo dell'anno, il giorno della nascita del nuovo anno, e poi c'è l'Epifania, che è la nascita dell'intuizione e della conoscenza. Però la prima di tutte queste feste sta diventando pian piano la festa del Rebirth Day. Abbiamo messo la parola in inglese perché è internazionale. Ecco Michelangelo, vediamo intanto il segno del Ecco, Terzo voi vedete, Paradiso. non so se li vedete, Si vedono te il segno del Terzo il Paradiso. Terzo Paradiso Che cos'è questo nelle varie segno? ambasciate del Sì. mondo, riprese, adesso non li vedo più, il simbolo del Terzo Paradiso, che vuol dire che ci sono tre paradisi. Il primo paradiso è quello
è quello naturale di quando eravamo totalmente integrati nella natura ed è inscrivibile nel cerchio di sinistra, in uno dei due cerchi esterni. Nel cerchio opposto c'è il paradiso artificiale che è nato dall'uscita dell'uomo dalla natura e ha creato il paradiso artificiale che viviamo oggi, appunto, con tutti i benefici e i malefici che portiamo. Abbiamo al centro la possibilità di connettere il paradiso artificiale e quello naturale per creare il terzo stadio, che è l'equilibrio dinamico tra il paradiso artificiale e il paradiso naturale. Quindi questo è il terzo stadio che noi dobbiamo creare. Quindi, come vedete, in questo disegno io sto disegnando l'infinito e dall'infinito nasce il finito all'interno dell'infinito, che è la connessione dei due cerchi che diventa un triplo cerchio in cui, ecco, qui per esempio è rappresentato il noi. Tutti gli opposti si coniugano al centro e producono un elemento che ancora non esisteva. Io e te facciamo noi. Questo per un esempio, ma così nello stesso modo abbiamo da una parte l'idrogeno, dall'altra l'ossigeno e al centro cosa si crea? L'acqua. Abbiamo l'energia, abbiamo il polo da una parte, il polo positivo, dall'altra il polo negativo, all'interno All'interno. si crea l'energia elettrica. Abbiamo il maschile da una parte, il femminile dall'altra, al centro si crea una persona che non esisteva. Quindi è il simbolo della creazione, ma non è solo il simbolo, è la formula. Tutto ciò che esiste, esiste per una connessione di elementi differenti che producono tra loro un terzo elemento che non esisteva. Ecco, quindi l'arte in questo caso veramente prende possesso di una consapevolezza e di una responsabilità sociale che mai prima d'ora era stata, con questo segno dell'arte, ma anche segno e formula. È la formula, è la formula. È la formula. Questa formula nasce dal mio lavoro dei quadri specchianti del 1961-62 sono nati dove la superficie del quadro non è più solo una superficie di tela o di legno, qualsiasi superficie dipinta ma piatta, opaca, è una superficie specchiante per cui tutta la realtà, tutto ciò che esiste si riproduce nell'opera d'arte, quindi l'opera d'arte universale. Perché questo è possibile? Perché lo specchio di per sé non ha immagine, quindi è il nulla, è lo zero. Questo nulla, il nostro nulla è disposto per riflesso a contenere tutto l'esistente. Quindi abbiamo il nulla e il tutto congiunti e quindi abbiamo questi due elementi che poi nella trinamica vanno uno in un cerchio, il nulla, nel cerchio opposto il tutto e al centro c'è la nascita e l'esistenza di ogni cosa. Questo è il simbolo della trinamica ed è la formula. La formula vuol dire che è la formula, quindi è una definizione scientifica che nasce dall'arte dell'esistente. Ecco, diciamo che oggi questa formula ha un compito importante, aiutare le persone a capire come dialogare tra natura e artificio. Se il primo paradiso, tu hai detto, era quello naturale, il secondo è quello di oggi, cioè dove la natura ha preso il sopravvento, l'artificio ha preso il sopravvento sulla natura, Ma pericoloso. sopravvento è pericoloso, dannoso alla natura. Quindi il terzo paradiso è Però la. è anche dall'altra parte è anche formidabile perché porta a delle cure, per esempio, delle realtà straordinarie. Noi in questo momento stiamo utilizzando l'artificio con i computer, con questa comunicazione aerea, quindi al di là della consistenza, diciamo, fisica del nostro fisico, però
nello stesso tempo, anche con questo mezzo, noi abbiamo bisogno di energia elettrica, e l'energia elettrica produce la CO2 esattamente come l'automobile di aereo. Ecco, dobbiamo trovare un equilibrio tra natura e artificio. Ma dobbiamo trovare nuove energie, nuovi sistemi. È un lavoro enorme che dobbiamo fare a partire dalla chimica, dalla politica, dall'economia, da ogni sistema, e quindi dalla convivenza, come ricreare la città, come la viviamo, metro per metro, il rapporto tra la città e la campagna. Ecco, questo rapporto tra natura e artificio è ben sintetizzato nella sua legge della trinamica, anche con un'opera che, guarda caso, è presente proprio a Milano, e si chiama La mela reintegrata. La mela reintegrata, adesso sicuramente Giorgio ce la fa vedere, è un'opera che assume veramente quel senso che oggi non solo gli artisti, ma gli scienziati, gli esperti, tutti i professionisti devono raggiungere per riportare in equilibrio il pianeta. La mela reintegrata è la rappresentazione biblica del passaggio da quando eravamo totalmente integrati nella natura, cioè il cosiddetto primo paradiso. Non è un fatto religioso, è proprio, io prendo le conoscenze per quello che servono in senso scientifico. Quindi il primo, ecco, vedete qui la mela lì in fondo, eravamo dentro e quindi era integra. Poi uscendo cioè con il morso della mela, il famoso morso biblico della mela, siamo usciti dalla mela e abbiamo cominciato a creare il mondo artificiale, quello che oggi è diventato il mondo scientifico e tecnico e politico, economico dei nostri giorni, che ha quasi completamente diciamo, trasformato la mela da naturale nella mela artificiale. Abbiamo il simbolo della mela artificiale totalizzante, che è quello di Apple. Apple non rappresenta più niente di natura, ma rappresenta solo la natura trasformata nell'artificio attraverso questo momento del morso. Per cui è la scienza e la tecnica oggi, sono la scienza e la tecnica che oggi devono ricucire il rapporto con la natura, e qui c'è la mela reintegrata ed è la scienza che deve, diciamo, vedete, c'è un filo che cuce, che ricuce i due paradisi, il primo e il secondo, cioè il paradiso naturale con quello naturale, e questa è, diciamo, la nuova mela biblica, la mela ricostituita, perché metteremo l'intelligenza umana a servizio di un rapporto tra l'umano e l'artificiale. Ecco, interessante vedere che la mela reintegrata è stata portata come simbolo dell'Esposizione Universale di Milano nel 2015 in Piazza Duomo. L'inaugurazione è stata fatta con questa mela. Sì. Vuol dire che il simbolo dell'arte comunque dà un... Vedi, l'arte è creazione. E noi lavoriamo non solo creando delle opere d'arte, ma abbiamo messo a punto il simbolo stesso della creazione, il metodo creativo, che è congiungere sempre elementi differenti, così come si sta facendo, avviene così la creazione. Noi pensiamo addirittura, non so, che poi è l'armonia, perché noi prendiamo una soprano e un basso, insieme faranno una terza voce, che è l'armonia tra i due, la connessione. Tutto funziona per armonia. Ok, questa mela è diventata il simbolo anche di Milano adesso, ma la mela fa parte di una metafora veramente grande, come abbiamo detto, che si porta anche come segno del verde, perché questo è un momento di rinascita, la rinascita della terra. Bisogna ricucire, okay. Addirittura noi pensiamo, io tempo fa ho detto, proprio per chiarire il significato della trinamica, del triplo cerchio, sì, che l'ho chiamato il rattoppo,
Oggi dobbiamo rattoppare, dobbiamo curare e rattoppare. Pensiamo che nel rattoppo cosa vuol dire? Che noi abbiamo una stoffa, abbiamo un vestito con un buco, abbiamo un buco, dobbiamo con il filo unire i due capi e quindi curare, è il filo della cura. Il rattoppo è anche molto importante perché noi dobbiamo smettere di pensare solo di andare avanti e consumare, produrre per consumare tutto il pianeta per fare il consumismo senza fine. Ma dobbiamo pensare che non, dobbiamo prendere non sempre solo andare a comprare nuovi abiti per far stracci, ma prendiamo i vecchi abiti bucati e li rattoppiamo. Questo può essere come dice, un modo per come si può dire, una metafora, ecco, una metafora. Il rattoppo è molto importante. Ok, chiederei adesso se fosse possibile, sì, il collegamento con Rivoli perché non hanno altri eventi, se ti Sì. fosse possibile. E poi Lei facciamo è le domande più collegata, generali. ma non si Ma non si vede, nel vede, senso che è nel senso che buia, è quindi buia. eccola qua. Avremo un collegamento adesso con Paola. Eccola, Si vede, si siamo vede. a Torino, dove Vediamo da un siamo? po', vi A stiamo Festival. seguendo, si sente un po' poco perché siamo peraltro in un luogo di passaggio, ma bello. Cerco di girare la telecamera perché l'idea non è tanto di far vedere i nostri volti, c'è anche Anna. Ciao Anna! Ciao Salve! Paola, ciao Anna, ciao! C'è Francesco Ciao! Maltese, c'è Lucia Francesco Bianchi, Maltese, Trombi, adesso vi facciamo vedere tutti. Cerco di da Torino, girare la dove telecamera, ma siete? non so se sono capace. C'è qualcuno Aspetta, che mi aspetta, può che devo aiutare? C'è andare. qualcuno che può aiutare Paola a girare la Deve essere un telecamera? bottoncino che dice che non lo so. Ce n'è Ecco, uno ma qua. dove siete, Paola? Dov'è che siete? Allora, guarda, noi siamo, io adesso faccio così, faccio che girare il telefono. Siamo a Binaria, Siamo a Binaria, Binaria, Gruppo Gruppa Abele, Abele, centro commensale, fabbrica delle quindi. E. Abbiamo realizzato, non so se lo vedete, questa installazione che peraltro grazie a Francesco Maltese è rientrata appunto nel circuito delle luci d'artista di quest'anno. La sua particolarità è che vive di luce propria, non c'è nulla che Cioè di lo luce illumina riflessa. di luce riflessa, perché è di materiale specchiante, peraltro materiale per coibentazione assolutamente di recupero e quindi assolutamente sostenibile, ma di questa cosa appunto noi vogliamo far parlare chi come dire, ospita l'opera, chi in qualche modo ha reso possibile tutto questo. Vai, vai, Lucia. C'è Lucia Bianco. Ciao, sono Lucia del gruppo Abele. Qui siamo a Binaria, il centro commensale del gruppo Abele, uno spazio dove appunto si costruiscono relazioni binaria, perché le stelle binarie per stare nel cielo devono ruotare insieme. Saluto Michelangelo Pistoletto che è stato qui con noi un po' di tempo fa ed è stata una bellissima Bellissima. conoscenza. Abbiamo ancora qui la Venere che ci guarda mentre passiamo e facciamo le nostre cose e speriamo di poterci rivedere. Ecco, Se Massimo ci. Io Massimo Trombi. sono Massimo di Binaria. Allora, Binaria è la libreria, come ha detto Lucia, è un punto importante della realtà del gruppo Bele perché comunica con la fabbrica delle E. E noi sappiamo che le E sono fondamentali quando in una realtà esistono gli out-out. La E sono soglie, sono creazioni di ponti, è il prendere in considerazione la possibilità di agire insieme. E il lavoro che si fa di rete è fondamentale per costruire valore aggiunto, nuovi beni comuni e soprattutto rafforzare un'identità di cui c'è molto bisogno. La libreria vive di tante cose, soprattutto di questo bell'albero in questo periodo qua, che è stato realizzato appunto dal castello di Rivoli con materiale povero, ma che è un omaggio anche che il castello di Rivoli ha legato a un verso di Dante quando ci parla della luce rifratta, no? E la luce rifratta è sempre una luce che è cangiante, che cambia a seconda dei momenti, delle ore del giorno, però è anche uno spazio aperto all'osservazione, è una bellissima suggestione che ci lega all'accogliere la luce come momento anche interiore, non semplicemente esteriore.
e quindi è uno spazio d'anima per tutti. I bambini lo accolgono molto volentieri perché rimangono attratti da questo, da questa forma futurista, diciamo così, no? Che è presente. E Binaria è un cuore pulsante di là con i libri per famiglie, papà, genitori, ogni persona che ha fame e sete di cultura. Grazie, un saluto a voi. E adesso passiamo a Francesco Maltese della città di Torino. Buonasera a tutti e a tutte. Io sono responsabile dell'ufficio Luci d'Artista. Buonasera maestro. Luci d'Artista è un'iniziativa, diciamo, che quest'anno è la 23ª edizione. Ospitiamo tra le altre anche un'opera del maestro Pistoletto, Love the Difference, a Porta Palazzo, un luogo particolarmente significativo. Diciamo Luci d'Artista. Le differenze, sì, love difference, amare le differenze, amare le differenze in tutte le lingue, in tutte le lingue del mondo. E questa, diciamo, dal 2018 Luci d'Artista è diventato anche un progetto che ha un suo public program, cioè una serie di iniziative che abbiamo denominato incontri illuminanti con l'arte contemporanea. E queste iniziative, partendo dall'opera d'arte luminosa, dall'installazione luminosa, cercano di avvicinare i cittadini, delle diverse età, in particolare gli studenti, i ragazzi, le ragazze, ai temi dei linguaggi dell'arte contemporanea. Siamo partiti nel 2018 con Re Berger, nel 2019 abbiamo fatto Luca Pannoli, nel 2020 stiamo facendo quattro azioni, nelle diverse circoscrizioni della città. Una di queste è quella che il Castello di Rivoli propone qui al Gruppo Bene. Ringraziamo Anna Pironti e Paola Zanini per l'opportunità di mettere in connessione il Gruppo Bene con il progetto Luci d'Artista, e speriamo che questa cosa possa, portarci nel mese di aprile a chiudere qui Luci d'Artista, il public program all'interno del Gruppo Bene. Ringrazio anche Lucia Bianco per questa accoglienza grandissima che ha fatto. Complimenti! Ho qui Anna e Giovanni Ferrero, che voleva salutare anche lui, Michelangelo. Ciao! Ciao Michelangelo, ho la maschera, la museruola rossa, ma sono sempre io. Ciao! 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 Museruole rosse. Le conosci, eh? Il riflesso del materiale ovviamente rimanda al riflesso dello specchio di Michelangelo, solo che in questo materiale, come mi faceva notare l'ingegnere, riflette la luce ma non c'è lo specchiamento, e a noi interessava il riflesso della luce perché ci siamo ispirati al verso di Dante, così mi parve da luce rifratta, l'undicesimo canto del Purgatorio, e siccome questa installazione nasce per una raccolta fondi, nasce per un'opera benefica, il riflesso nel versetto di Dante è il riflesso dell'angelo della misericordia, e nel nostro caso invece è un'installazione che producendo luce non spreca energia elettrica, quindi è sostenibile, oltre al fatto che è fatta con materiale di recupero, quindi il materiale è riciclato, riflette la luce ed è ispirato al verso dell'angelo della misericordia. Ecco, queste cose ci sembrava utile poterle dire. Poi noi in un altro ambiente, ma dobbiamo fare di corso un corridoio, abbiamo anche una tavola in forma di terzo paradiso. Se ci dà allora, io direi questo. Direi questo, andate dall'altra parte, intanto ci colleghiamo anche con un altro ambasciatore, Basmagi, e poi tra un po' ci ricolleghiamo con voi. Ecco, Basmagi da Reggio Emilia, con lui abbiamo realizzato una bellissima giornata dell'architettura a Reggio Emilia proprio nel mese di settembre, e Reggio Emilia è completamente coinvolta in questi ultimi mesi in questa bandiera del mondo che è altro non un simbolo del terzo paradiso. Il nostro ambasciatore, giovanissimo e recente ambasciatore, sta preparando uno dei tanti progetti che stanno preparando a Reggio Emilia, ce lo presenterà in questi 3-4 minuti. Prego. Grazie a tutti. Ciao, piacere di vederti. Ciao. Piacere, Michelangelo, piacere tutto mio. Sono Giacomo Basmagi, vi parlo appunto da Reggio Emilia, città in cui faccio l'architetto. E sono molto contento di essere uno dei nuovi ambasciatori del Terzo Paradiso. Quest'anno, nonostante il Covid,
Mi sono impegnato tanto e ho portato a Reggio Emilia, insomma, un po' di novità e un po' di tematiche legate al Terzo Paradiso. Nelle ultime settimane, proprio una cosa molto recente, sono stato coinvolto dal Comune, dall'ASP di Reggio Emilia, insieme a due colleghe, Nadia Calzolari e Chiara Dorazzi, a realizzare quella che viene chiamata la stanza degli abbracci, per permettere alle persone ospiti di case chiamate CRA, case di residenza per anziani e persone con disabilità, di poter incontrare i propri cari, perché proprio l'incontro, il tatto può curarli dopo tanti mesi di distanza e di distacco. Abbiamo pensato ad un piccolo progetto che si allineasse ai valori dell'ASP di Reggio Emilia, cioè la cura, l'accoglienza, la responsabilità e l'umanità. Per questo abbiamo pensato di prendere in prestito il concetto di Terzo Paradiso, dove c'è un io, un tu e un noi. All'interno del cerchio centrale avviene l'abbraccio che cura e che unisce le persone. E questo abbraccio avviene purtroppo tramite un pannello, un telo morbido che permette di trasferire il calore e di riuscire ad abbracciare, quindi le persone si riescono a toccare e ad abbracciare. Intorno a questo cerchio centrale la stanza è disegnata secondo alcuni concetti fondativi, che sono la flessibilità, la sensorialità, il benessere, la bellezza e la condivisione, perché la bellezza cura. In questi luoghi dove le persone appunto sono in una situazione comunque particolare, la bellezza li può curare, li può aiutare. E per questo, insomma, sono molto contento, perché siamo riusciti a mettere insieme il concetto di Terzo Paradiso, che ci sembra molto consono appunto all'incontro di queste persone, con un progetto per aiutare la comunità. Non sento. A Reggio Emilia state facendo anche altro, ecco, questo è il disegno, lo schema di questa stanza degli abbracci. Ah, ecco. Però vorrei che proprio in pochi minuti mi raccontassi anche quello che sta accadendo dopo il Terzo Paradiso portato a settembre durante la giornata dell'architettura, cioè questa possibilità di costruire una piazza dedicata proprio al segno e attraverso un percorso di prassi democratica verrà realizzata coinvolgendo i cittadini, perlomeno sì, questa è l'idea, vero? Sì, sì, stiamo lavorando, perché dopo la giornata del 19 settembre, dove appunto abbiamo presentato Bandiera del Mondo a Reggio Emilia, c'è stato molto entusiasmo da parte dell'amministrazione comunale, non solo, e stiamo provando a ipotizzare un progetto attraverso il metodo della democrazia per trasformare un luogo che oggi è un parcheggio in uno dei quartieri centrali della città, ma anche in una delle vie un po' che storicamente ha avuto alcuni problemi di sicurezza o comunque di degrado, trasformare questo luogo in una piazza per le persone, per la sosta, per il dialogo, e all'interno di questa piazza far sì che potesse ospitare un simbolo, il simbolo del Terzo Paradiso e della Bandiera del Mondo. Questo anche perché la città di Reggio Emilia è la città del primo tricolore, e quindi quale posto migliore potrebbe essere se non Reggio Emilia per ospitare la prima bandiera del mondo permanente
realizzata in un luogo e in una città. Bene, io ti ringrazio Giacomo e chiederei a questo punto di ripassare semmai a Torino. Sì, ma io devo dire, salutarlo, devo fare complimenti, complimenti. Grazie. Mi sembra che l'architettura è ben impegnata in questa operazione, grazie alla sua intelligenza, grazie. Grazie Michelangelo. La tua intelligenza, ogni tanto mi scappa in lei. In lei. Allora, con... Se finiamo il collegamento con Torino, poi chiacchieriamo noi. Torino, sono ancora... Giacomo, grazie mille del tuo intervento, è bellissimo questo progetto. E poi Reggio Emilia l'abbiamo già visto, perché Fortunato ha invitato un assessore, è molto sul green e questo è molto interessante, si sta muovendo anche con i finanziamenti europei ed è veramente molto bello. Poi partire da una piazza pubblica con un progetto alle spalle artistico è sicuramente la cosa migliore in un paese che di cultura e di insegnamento per il momento sta dimostrando che l'interesse quindi complimenti. Vi saluto. Allora, no, ascolta, ti spiego, con Torino è ancora tutto black, allora ne approfitto per fare una domanda veloce. Ah no, Torino è tornata, dai, vi passo Torino. Sì. No, che noi siamo, noi stavamo aspettando religiosamente, non volevamo sottrarre tempo ad altri, però ci tenevamo a far vedere questa tavola per la festa della luce. Forma di terzo paradiso. Peraltro, appunto, abbiamo immaginato quest'anno questa magnifica tavola in forma di terzo paradiso, anche il suo elemento centrale che si irradia. Abbiamo pensato di partire dalla prima ansa, quindi natura, in fondo abbiamo l'artificio e in mezzo abbiamo, come dire, la declinazione del bianco che alla fine appunto è luce, e da vedere, da guardare, la natura morta viva che fanno da corollario alla Venere degli stracci di Michelangelo che continua a vivere qui, eccola a portare vita. Eccola là. Peraltro noi, come vedete, abbiamo intrecciato questi lembi, questi stracci, questo materiale di recupero con le persone, con le famiglie, con i ragazzi, i bambini che frequentano il gruppo Abele, la fabbrica del... Bello, bello! Seppur diventato, continuano loro a offrire questo servizio, per fortuna riescono, e anche, insomma, noi stiamo cercando di continuare a interagire, a lavorare con loro, a dare questo servizio alle famiglie e quindi continuare anche a realizzare delle attività con questi bimbi e queste famiglie. Vai Anna. Da anni, almeno da 3 anni, al 21-12, la festa del bianco si celebra qui alla fabbrica delle E. La tavola del bianco era una tavola per fare festa, una tavola che poi veniva mangiata insieme nella celebrazione di questa giornata. Oggi la mangeremo solo con gli occhi, e alla fine quel che resta di questa tavola verrà donato alle persone che sono assistite dal gruppo Abele. Quindi tutti gli elementi della tavola finiranno in dei sacchettini e verranno donate alle persone che vengono qui e richiedono appunto sostegno. Quindi adesso Paola vi rifà la carrellata. Prima ansia, è un'opera molto appetitosa. È molto appetitosa, sapevo anche che avresti apprezzato anche questo lato. Sono contento di essere lontano, perché se no metterei le mani dentro. Rotondo, con elementi che richiamano il latte, quindi l'alimento materno per eccellenza, e tutto intorno sono elementi dolci, perché la nascita ha sempre qualcosa di dolce. In fondo l'artificio, e nell'artificio abbiamo anche un meraviglioso pandoro che poi taglieremo e mangeremo tra di noi, e che quindi vi vogliamo mostrare per deliziarvi almeno con gli occhi. In fondo abbiamo la bellezza della Venere che entra nella tavola in forma di terzo paradiso e che con il suo sguardo intelligente nei confronti degli stracci ricorda a tutti noi qual è l'impegno di Don Ciotti e del gruppo Abele nei confronti della marginalità
e delle persone bisognose che fanno capo a questo luogo. Arrivederci. Beh, grazie da questo collegamento, grazie mille, splendido. Senti, Michelangelo, come ti senti ad aver dato il là a questi movimenti che escono addirittura dal tuo concetto di, cioè non escono dal tuo concetto, ma escono dalle tue mani e non sono fatti dalle tue mani. C'è una sorta di ha influenzato il futuro, diciamo. Nel senso che i personaggi li vedono, li utilizzano per progetti nelle piazze, li usano per fare tavole partite e si parte dal tuo terzo paradiso. Come ti senti? Mi sento che il lavoro si sta realizzando, siamo all'inizio, però l'opera è un'opera universale e quindi tutti quelli che partecipano si sentono veramente attivi in questa opera universale, che poi porta a dei risultati anche molto vicini, molto, molto vicini a noi, anzi in noi stessi, perché noi stessi siamo duplici, siamo belli e brutti, buoni e cattivi, siamo tutti gli opposti, e poi questi opposti, e poi il bisogno di solitudine e di compagnia, abbiamo tutti questi opposti, e quindi quando noi riusciamo a dare un senso alla dinamica dei rapporti tra noi e noi stessi, noi e gli altri, poi gli altri tutti insieme, che creano una rete non soltanto fisica ma anche virtuale, come stiamo facendo, ma utilizziamo anche la rete virtuale per produrre quella rete fisica, perché noi siamo sempre delle persone fisiche, e quindi dobbiamo allargare questo rapporto mondiale della rete e nello stesso tempo il rapporto mondiale del rapporto umano. Ecco che l'idea dell'abbraccio funziona. Ecco, io volevo dire questo, volevo dirti, Giorgio, lo diciamo anche a chi ci ascolta ormai dal mese di settembre, perché siamo, credo, alla 440esima conferenza con personaggi intellettuali, assessori, direttori di musei, filosofi, psicologi, un po' di tutto abbiamo visto. Cioè, l'arte cambia il mondo e si vede da questa esperienza che l'arte cambia il mondo, perché 200 ambasciate che hanno sposato questo simbolo stanno operando in questo senso. Quindi non è possibile, quando a Michelangelo dicevano che questo percorso era un percorso molto legato all'utopia, in realtà nel momento stesso in cui diventa sensibile, cioè diventa qualcosa fisico che possiamo toccare, quindi attraverso i cinque sensi, un coinvolgimento reale, questa utopia in realtà è una realtà che si è trasformata, e il percorso dell'arte è sempre questo, sapere che solo con le arti trasformiamo la realtà. Io volevo farvi vedere... Velocissimamente, avete parlato della mela, io però la domanda è questa, la mela è stata messa in Piazza del Duomo ed era rivestita di verde. Poi, no, quella di verde, sì, quella del Duomo era verde, poi l'abbiamo tolta, è diventata bianca. Esatto. Volevo capire come sta, ma l'evoluzione di questo passaggio da verde a bianca era già voluta all'inizio o è stata un'esigenza di collocamento su una piazza pubblica? La mela reintegrata è nata, la prima mela reintegrata non era così grande, però era alta 3,5 metri, quasi 4, ed è stata realizzata, era bianca, era stata realizzata quella volta con la lana della data da Zegna, sì. L'edificio, e quindi poi è stata acquisita e messa in bella evidenza nella loro industria. Ma la lana, perché la lana? Perché la lana è data dalla pecora. La pecora si veste della propria lana, poi si sveste e copre noi e a sua volta si riveste. Quindi è il processo della natura che noi possiamo utilizzare per vestirci così come si veste la natura, ma nello stesso tempo senza creare
diciamo il CO2 o creare danni alla natura, la utilizziamo a far danni. Questa è la prima. Seconda, l'ho fatta con l'erba, perché l'erba è una costruzione che dura pochissimo, è durata, è stata, vedi che la, 10 giorni sopra comincia già a seccare, a ingiallire. Comunque rimane come simbolo, fatto attraverso le immagini, le fotografie. E poi è stata fatta con la stoffa, è stata per 6 mesi nel parco Sempione. Del Sempione, fatta di stoffa, e poi è stata fatta adesso di materiale calcestruzzo. Materiale da muro, cementizio. Da muro, sì, sì, ok. Si chiama calce, e quindi è come una costruzione, perché il bianco rimane emblematico, perché è molto simile al fondo della stazione, no? Quindi diventa come un disegno fisico, ecco, emblematico, e rimane. Poi si può idealmente rivestire come si pensa che sia bene rivestirla, però certamente quello che conta è che c'è questa cucitura che in questo bianco spicca, perché è la tecnologia che ricuce il rapporto con la natura. Ecco, volevo far vedere questo libro, visto che siamo in libreria. Si chiama Omniteismo e Democrazia, edito da Chiare Lettere, un libro fondamentale dopo Manifesto, fondamentale dopo quest'altro di Michelangelo Pistoletto, che si chiama edito da Marsiglio. Questo è fondamentale, perché questo è l'ultimo manifesto di Michelangelo Pistoletto, e il titolo può sembrare strano, no? Per qualcuno... Il titolo è fondamentale, sì, perché tocca i due elementi principali, la religione e la politica, che si sono sempre unite nel passato per organizzare nel bene e nel male la società. Cioè, che cos'è l'omniteismo, cos'è la democrazia, che cosa intendi con questi due termini? Omniteismo vuol dire che gli esseri umani sono responsabili della immagine che loro hanno creato, e che ne diventano, e che a un certo punto ne diventano succubi. Cioè diventa poi questo elemento che dall'alto crea il potere, che non funziona con la democrazia, che vuole essere orizzontale. Quindi ognuno di noi deve assumere il potere che diamo all'alto, la riportiamo sul piano. Quindi dobbiamo essere omniteisti. Questo il Dio diventa umano, l'umanità, ma questo non, guardate, che si può anche non più parlare di Dio, però questo non vuol dire che questo fenomeno del supremo comando dell'assoggettamento a cui noi siamo ridotti, scompare. Dobbiamo trasformare quello che è stato una religione in una visione scientifica di quello che è la creazione. Non è una creazione idealistica che passa al di sopra di tutto, ma è una creazione comprensibile che noi possiamo poi attuare, utilizzare giorno per giorno, e quindi è poi il simbolo trinamico. E allora poi la democrazia diventa democrazia, perché la parola stava nella parola, perché la parola democrazia mette insieme due termini greci. Uno è demos, che vuol dire popolo, e poi c'è kratos, che vuol dire potere, governo. Quindi dovrebbe essere buona, dovrebbe essere giusto il governo del popolo, ma con i sistemi che abbiamo adottato, che sono sistemi ideologici e non pratici, noi siamo arrivati a dire la democrazia non funziona. E quando si dice così è molto pericoloso, perché se poi qualcuno dice va bene, allora mettiamo l'assolutismo e mettiamo tutto a posto come sempre. Allora bisogna cambiare i termini. Allora da
demos, che rimane, che vuol dire popolo, si trasforma kratos da potere a praxis, che vuol dire pratica. La pratica. È democratica. Come si pratica? Noi stiamo sviluppando dei metodi per poter arrivare alla pratica. Adesso qui non possiamo fare una lezione su quelli che lo svolgimento, forse un giorno la faremo. Arriva a sapere, ma volevo sapere qualcuno, chi è che è tra i firmatari di questo manifesto? Perché di solito i manifesti vengono... Il manifesto è mio, sì. Ma io non sono solo... Sono a Città dell'Arte, che è una comunità di ricerca e di trasformazione sociale responsabile. Io ho dato il via a Città dell'Arte negli anni 90 con l'Università delle Idee, e università nel senso di Accademia delle Idee, Universo delle Idee, e quindi le idee che portano alla rigenerazione. Qui oggi addirittura abbiamo le ambasciate che fanno parte di questa comunità, e questa comunità è fatta di tutti i piccoli nuclei cittadini o locali, eccetera, che poi pian piano creano una rete pratica e anche ideale e pratica. Ok. Fortunato, okay. Ciao. Oh, eccolo. Saverio Teruzzi. Allora, dato che sono dall'altra parte in regia, sono qui solo per un semplicissimo saluto, perché mi faceva piacere anche condividere questa esperienza. Siamo online dalle 9 di questa mattina fino alle ore 21 di questa sera sui canali del Terzo Paradiso con tutti gli ambasciatori per festeggiare questo Rebirth Day. Quindi il mio contributo è un semplice saluto. Grazie Fortunato. Saverio, scusa, lui è il responsabile delle ambasciate del Terzo Paradiso, per cui quasi lui, sì, lui Saverio, sì. Saverio Teruzzi, non lui. Lui è già stato presentato, sì. Con Saverio Teruzzi. Saverio, però dici quanti eventi stiamo trasmettendo in questo momento sul canale di Facebook. Ma guarda, è un continuo, tra l'altro stavo vedendo prima su Facebook ci sono stati più di 4.500 contatti, più ci sono i contatti su YouTube, quelli che sono su Zoom con noi. Performance in diretta, alcune sono state delle prime assolute. Abbiamo detto della cittadinanza onoraria concessa da Sarajevo a Michelangelo Pistoletto, e quindi niente, io devo ritornare in regia, e fino alle 9 mi trovate dall'altra parte. Terzo Paradiso, Rebirth Day, 21/12/2020. Ciao. Pochissimo tempo, Saverio, perché sono tante le nazioni che sono collegate in questo momento, come stiamo facendo noi su questa piattaforma, a festeggiare questo 21 dicembre. La festa è importantissima, perché la festa rappresenta una fenomenologia generale, un'appartenenza. Quando si fa la festa della mamma, si festeggiano le mamme. Non è che le mamme sono un'entità astratta, esistono proprio. E quindi quando si fa la festa del pane, si fa la festa del pane perché ci saranno tutti, non solo i panettieri, ma anche quelli che mangiano il pane, per dire, no? E c'è sempre però una funzione, una realtà dietro. La festa di Rebirth vuol dire la festa di tutti quelli che sono impegnati nella rinascita, nella rigenerazione, impegnati con i metodi, sono tantissimi, e quindi c'è una libertà straordinaria di sviluppo, come c'è una grande responsabilità unita alla libertà per creare questo cambiamento. Ecco, Giorgio, se hai delle domande, così.
Ah, io lo trovo semplicemente stupendo questo personaggio di nome Michelangelo, che mi ricorda tanto il grande Michelangelo che abbiamo avuto nel Rinascimento. Sei veramente un personaggio straordinario, sei un comunicatore, e proprio perché tu ti occupi di linguaggio, di immagine e di linguaggio teorico, visto che sei anche fondatore di questo manifesto che hai creato questa università e tutto quanto, la città dell'arte, che era un mio sogno ovviamente più piccolo. Tu invece cosa ne pensi della comunicazione che invece è stata usata oggi rispetto alla pandemia che ci sta travolgendo? Io voglio aggiungere cosa molto importante a quello che ho cominciato a dire prima, che ho cominciato con l'università delle idee. Adesso si sta sviluppando la Accademia Unidee, un'accademia che dovrebbe essere riconosciuta, per cui chi vuole fare arte deve sapere che c'è un nuovo modo di fare arte. Non è soltanto fare il prodotto per l'arte, ma essere capaci di intervenire in tutti gli ambiti della società in maniera nuova, in maniera far sì che chi ha capacità creativa ha più possibilità di successo proprio nell'inserimento di quelle che sono le professioni. Perché le professioni pian piano cambiano, devono cambiare, si deve parlare di innovazione. Allora noi siamo i creatori che portano i creatori dell'innovazione. Questa è la nostra accademia. Facciamo pubblicità a questa accademia che sta nascendo, perché ormai siamo arrivati al punto che dobbiamo insegnare agli insegnanti stessi come si cambiano le cose, e questi insegnanti a cui noi insegniamo saranno gli insegnanti dell'accademia. Ecco, parlando di scienza, ti ha fatto una domanda sul Covid. Io la allargherei al concetto scientifico, perché è inutile stare a contestare. Il Covid è una malattia, è una malattia molto grave, che si manifesta oggi a livello universale, a livello mondiale, perché abbiamo la comunicazione. Non è attraverso la comunicazione virtuale che si manifesta nel mondo, è che abbiamo la comunicazione immediata degli aerei, dei treni, delle automobili, eccetera. In 24 ore tutto il mondo è frequentato da persone che si muovono. Quindi questa è una cosa, c'è una universalizzazione, nel senso mondializzazione, globalizzazione del fenomeno. La globalizzazione del fenomeno. Allora, noi oggi dobbiamo capire quali sono, questo è importante, di questo momento, non soltanto le malattie fisiche, ma le malattie fondamentali, mentali, morali, intellettuali, che poi diventano la pratica, che diventano la pratica quotidiana. E quindi abbiamo bisogno di capire come i virus della malattia mentale che si è sviluppata nei millenni, nei secoli della società, prima di tutto attraverso le forme di religione e le forme di potere politico. Quindi sono dei virus. Noi dobbiamo capire che il virus si può curare. Possiamo curare con gli elementi stessi del virus. Quindi dobbiamo capire dove il bisogno di un concetto di rilegare, di religare, di stare insieme, eccetera, o di organizzare politicamente, è stato deformato e quindi diventato da benefico malefico. Dov'è malefico? Quindi noi dobbiamo prendere la parte benefica di tutti quelli che sono stati gli elementi che hanno costruito la società e inculcarli dentro al corpo vecchio per fare il corpo nuovo. Ecco, io ti farei quest'ultima domanda, perché a questo punto... Quindi il virus, sì. Per noi il virus
è semplicemente ci consiglia di continuare a lavorare anche sul piano della medicina. Noi siamo qui per curare. È questo che volevo dirti. C'è una relazione stretta che lega l'arte e la scienza. Forse qualcuno non se n'è accorto. E qual è questa relazione? Come fa la scienza senza l'arte a vivere e l'arte senza la scienza? Beh, è una cosa che trovi subito nella prima pagina di Omniteismo e Democrazia, dove io spiego. Ho il tempo di dire questo o no? Sì, ce l'hai. No, certo, tutto il tempo che vuoi. Allora, io spiego lì con un grafico che la prima opera d'arte è l'impronta, che poi è un come si dice, un affresco, l'impronta della mano sulla caverna, sulla parete della caverna. Questa impronta non è la mano, ma è l'idea della mano. E lì nasce il concetto delle cose. Gli esseri umani da quel momento non si sono più contentati di vivere come gli animali vivono per una necessità diretta, ma hanno cominciato a vivere perché hanno unito il concetto alla realtà. Quindi si è aperto in quel momento tra la mano artificiale, cioè la mano virtuale e la mano reale, si sono aperte le porte dell'ignoto. Allora tutto è possibile. Cosa c'è tra queste due cose? C'è proprio l'ignoto diventa afferrabile con queste due mani, una virtuale e l'altra reale. Allora cosa succede? Noi vediamo subito, all'inizio già subito, che sui muri ci sono tante mani che lasciano l'impronta, quindi nasce in embrione la società. Questa società si crea delle relazioni con questo ignoto, e non avendo conoscenza dicono: ma ci deve essere una forza superiore che determina tutto questo. Gli è andato il nome del divino, il senso di Dio. Certo. Allora nascono le religioni. Dopo, le religioni. Allora io ho chiamato questo un arco spirituale. Questo arco spirituale tracciato. Aspetta un po'. Ecco, bravo, sopra. Fermo. L'arco spirituale che va dalla mano iniziale, prima c'è il primo paradiso, natura, mano iniziale. Poi questo arco spirituale prosegue fino a oggi e quindi... Questo arco spirituale dell'arte è tracciato tenendo, facendo nascere e crescere prima la religione, ma poi la scienza, perché la scienza indaga finalmente in maniera certificabile l'ignoto, ma sempre di ricerca sull'ignoto si tratta. E l'arte è l'arco che mantiene il passaggio, cioè crea la religione, la porta verso la scienza, e adesso porta la scienza al punto in cui siamo, al punto di passare al terzo arco, il terzo paradiso, e qui noi dobbiamo unire tutti gli elementi, come abbiamo fatto anche con la mela reintegrata, gli elementi artificiali, ma questo è un compito dell'arte. L'arte è l'arco spirituale e pratico. L'arco che all'inizio era una decisione fantasmagorica di Dio, diventa una formula della creazione, perché scientifica, ma sempre dell'arte, sempre l'arte che determina tutto questo. Senza l'arte la formula non ci sarebbe. Velocissimamente, che rapporto hai con la musica? E poi quell'arco sembra un ventre materno stilizzato, e quindi richiami l'origine dell'uomo. Quell'arco, se lo guardi, sembra un ventre materno stilizzato. È il metodo della creazione. Allora, la musica, abbiamo due note, una sta di qua, l'altra sta di là, messe insieme creano l'inizio dell'armonia. Fantastico.
Lo sapevo. Adesso capisco tutta la tua verve, caro Fortunato, da dove arriva la vicinanza di quest'uomo. Già a distanza, Michelangelo mi dà i brividi, già a distanza. Ma io sono contento perché Fortunato è un uno e uno, insomma. È uno e uno. E fa tre. Fa tre. Non vedi niente, ma c'è il tre. No, lo vedo, si percepisce. Grazie mille, grazie. Auguri per le imminenti festività. So che adesso siete molto presi. Oggi è la prima. Il Rebirth Day è la prima festività. Poi c'è la festività della creazione, che è quella della nascita, che è raffigurata ed è anche presentata dalla formula della creazione, che è la nascita, quindi Natale. Poi c'è il primo dell'anno, che è la nascita del nuovo anno. E poi c'è l'Epifania. Epifania vuol dire il momento dell'intuizione, il momento in cui scatta l'idea, in cui scatta l'intuizione. Questa si chiama Epifania. E poi la conoscenza. Fantastico. Bene. Benissimo. Grazie Fortunato, grazie mille Michelangelo. Buon procedimento di lavoro, buon festeggiamento e quelli anche a seguire. E spero tanta partecipazione. Portate avanti il progetto, anche voi, dai. Assolutamente. Grazie mille. Ciao.